Gentili telespettatori, buona giornata, benvenuti a questo video di Tele Italia. Dopo le dichiarazioni di Silvio Berlusconi, cercheremo di aiutare l'esecutivo, adesso ci pensiamo, valuteremo se votare sullo scostamento di bilancio a favore, vedremo se votare sulla finanziaria a favore. Noi vogliamo collaborare. Dopo queste dichiarazioni, questo strano avvicinamento di Forza Italia al governo attuale e dopo un incessante corteggiamento del PD, incredibile. E questo perché? Il PD, secondo il sondaggio di Euromedia Research di Porta a Porta, scende al 19,1%. Comincia la discesa, quella auspicata, più che auspicata, quella temuta da Zingaretti, perché la crisi sociale, economica, sanitaria, cioè crisi praticamente profonda su tutto, naturalmente va a incidere su chi sta governando. Che abbia ragione, che sia colpa loro, che non sia colpa loro, comunque sia, incide su chi sta governando. E così comincia la discesa del Movimento 5 Stelle e del PD. Già è cominciata tardi perché era già prevista una discesa già da tempo. Per evitare questo, un'eventuale perdita di voti, eccetera, eccetera, si stanno attaccando a Berlusconi. Si attaccano a Berlusconi perché è l'unico che potrebbe aiutarli al Senato dove non hanno più. Non sono più maggioranza assoluta al Senato, gli mancano 15-16 voti e devono ogni volta cercarli in giro. Quindi voti di Berlusconi farebbero comodo. Allora all'improvviso, tre senatori passano da Forza Italia alla Lega. Ma secondo voi sono passati alla Lega perché non condividono le scelte del loro partito o questa era l'occasione per tagliare la corda? Questa era l'occasione per dare la colpa alle scelte del partito, ma questi già da tempo, si sentivano, secondo alcune indiscrezioni, licenziati da Forza Italia. Perché? Forza Italia ha dimezzato i suoi voti, dal 15-16 al 6-7%, quindi vuol dire che c'è la metà dei posti. In più, col taglio dei parlamentari, i posti disponibili per i parlamentari, senatori e deputati di Forza Italia in un prossimo governo dentro Forza Italia sono pochini, praticamente uno su quattro ce la fa, no? Uno su quattro potrà rientrare in Senato e in Parlamento, gli altri tre non è che verranno licenziati, ma non ci sarà posto. Tra il taglio dei parlamentari e il partito che vale meno della metà, non ci sarà più posto. E allora tanti sanno che quell'uno su quattro non sono perché quell'uno su quattro saranno amici degli amici, amici importanti, raccomandati, persone in vista, persone storiche del partito e quindi ci sono molti che si sentono già con la porta aperta, dice, con un contratto a termine come i 5 Stelle. E quindi dove andare? Quali sono i partiti che hanno raddoppiato i voti o triplicato, quadruplicato i voti nei sondaggi? Movimento 5 Stelle, scusate. Fratelli d'Italia e la Lega. La Lega ha raddoppiato i voti rispetto alle politiche del 2018 e invece Giorgia Meloni praticamente ha quasi triplicato i voti, 6, 12, 18, quasi triplicato. Quindi sono partiti che avranno più posti da assegnare alla Camera dei Deputati e al Senato. Quindi c'è posto, in teoria. Per adesso, forse. Sicuramente c'è più posto che in altri partiti dove devono ridurre, immaginate come se fossero delle aziende, negli altri partiti devono ridurre il personale mentre la Lega e Fratelli d'Italia assumono. Questa è la differenza, perché il partito è come un'azienda, il Parlamento è come una multinazionale, con dentro adesso 945 politici, poi ce ne saranno solo, tra virgolette, 600. 600 è più di un battaglione. E quindi molti, secondo indiscrezioni, questa Laura Ravetto, Federica Zanella e Maurizio Carrara, secondo molti opinionisti, anche secondo me, hanno trovato la scusa per
per andare via da Forza Italia. La scusa che Berlusconi ha detto queste cose, ah, non lo possiamo accettare, in realtà sono alla ricerca di un lavoro. Questa è la realtà. Laura Ravetto, la prima professione avvocato, sposata con un ex parlamentare PD e sin dagli albori una super berlusconiana. Negli ultimi 2 anni, malumori espressi anche pubblicamente, gli altri due sono una giornalista, Federica Zanella, e un imprenditore, Maurizio Carrara. Beh, dopo questa scelta di lasciare Forza Italia e approdare nella Lega di Salvini, nei palazzi della Lega, cioè, scusate, nei palazzi della politica, si parla già di un terremoto e di una resa dei conti dentro il partito fondato da Silvio Berlusconi, Forza Italia. Una fuoriuscita determinata dalla mano tesa dal leader al PD. Questa è la versione ufficiale, ma realmente quella è una scusa per abbandonare la nave che comunque con il 6,5-7% è diventato un partito piccolo realmente. Forse un giorno sarà anche destinato a sparire come tanti partiti, però un giorno, per adesso no. Chi sono questi tre parlamentari? Lo vediamo nel prossimo video, sempre su questo canale, tra all'incirca 10 minuti trovate un altro video e vedremo chi sono esattamente Laura Ravetto, Federica Zanella e Maurizio Carrara, che sono stati i primi a fare questo salto, ma secondo fonti ce ne sarebbero molti pronti ad andarsene. Potevano essere quelli che Conte chiamava i responsabili, quelli che andavano a salvare il suo governo, ma in cambio volevano un posto di lavoro dove? O nel partito di Conte, che non esiste, o nel PD. Solo che questa offerta nel PD o nel partito di Conte non è mai arrivata e questi mercenari che Conte li chiama responsabili non si sono mai mossi da Forza Italia per sostenere Conte. Non si spostano per niente, eh? Attenzione, cambiano partiti, cambiano ideali, no? Cambiano i governi, come cantava Jovanotti, cambiano le stati, cambiano i governi, no? Ecco, a questi non gliene frega niente di cambiare da Forza Italia al PD, di andare a finire nell'estrema sinistra, il LeU. L'importante è avere la pecunia, i soldi, l'accredito dello stipendio. Io vi ringrazio per avermi ascoltato, vi invito ad iscrivervi al canale. L'iscrizione è gratuita, siamo anche in Facebook, Instagram e nell'altro canale di YouTube, Tele Italia Seconda Rete. Grazie e buon proseguimento di giornata.